Troviamo al chiostro di San Sebastiano per la presentazione del libro di Luisa Marini, Un abbraccio lungo una a vita, e con noi l'autrice. Allora Luisa, di cosa parla questo libro? È un libro sui sentimenti, racconta un anno e mezzo della vita di una donna di 45 anni che è convinta di aver raggiunto il top sia come donna, come madre, come manager, invece un imprevisto le farà crollare tra virgolette il mondo addosso, ma lei tramite una ricostruzione interiore, un percorso introspettivo personale, riuscirà praticamente a venire fuori da questa situazione e rialzarsi da sola. L'aspetto più, secondo me, più interessante del libro è che lei da una caduta troverà non solo la forza di rialzarsi, ma una nuova opportunità per realizzarsi nella vita. Nel mio libro c'entra sia il fattore sentimentale che un fattore lavorativo molto duro che colpiranno la protagonista, nonché un desiderio molto forte di maternità. Lei è un avvocato? Io sono un avvocato di Torino, però appunto scrivo per passione, perché ho iniziato a scrivere per puro caso, perché ho vinto un concorso letterario e il concorso si intitolava Viverla tutta, era sulla malattia. Io ho scritto un breve racconto su mia mamma che ho perso quando ero ragazzina. Mia mamma è morta che avevo 24 anni, questo racconto ha vinto il concorso ed è stato pubblicato dalla UTET nella raccolta Da qui in poi. Sono stata poi contattata dalla scuola Holden di Torino, che mi ha chiesto di scrivere un romanzo, e questo romanzo è appunto Un abbraccio lungo una vita. E quindi, guardandosi intorno nel suo ruolo professionale, ha trovato ispirazione vedendo altre sue colleghe o altre donne per questo romanzo? Sicuramente ho tratto spunto dalle mie clienti, sia clienti donne che clienti uomini, perché io mi sono occupata anche di diritto del lavoro e devo dire che è la parte del mio lavoro dove mi ha toccato di più, perché a mio avviso la giurisprudenza e la legge italiana dà poca tutela a chi è vittima di mobbing, e tra l'altro il mobbing e le angherie sul lavoro sono una forma di violenza molto subdola, perché sono praticamente impossibili da provare. E ho voluto mettere in risalto questo aspetto perché secondo me dovrebbe essere più conosciuto dai media.